Ciao Mariangela. Come stai? Bene, cosa devo fare? Tutto. Come tutto? Intanto comincio con questo. Ciao Caterina, buongiorno, ciao, bentrovati, benvenuti, benvenuti. Che meraviglia questa ironia di Mariangela Melato che in Al Paradise 1983 fa così la parodia di quella che è Flashdance, che è stata il grande successo del 1983. Adrian Lyne, che è il regista, Irene Cara che cantava, Jennifer Beals, l'attrice che interpretava la protagonista che stiamo vedendo sostanzialmente, poi questa colonna sonora che ha segnato gli anni Ottanta, questa era Maniac di Sembello, ma ce n'è un'altra, no? What a Feeling, Giorgio Moroder, What a Feeling! Dai, Fido! What a Feeling! Possiamo però ricordare che l'autore, nonché Oscar di questa canzone, è questo signore qui che si chiama Giorgio Moroder. Eccolo! Che italianissimo, che ha portato, è uno dei nostri simboli all'estero, come Morricone, eccetera, eccetera. Certo mi riporta negli anni Ottanta, prima parlavi con Marzullo, i vecchi, eccetera, eccetera, eccomi qua, ce ne ho 70, però non mi posso dimenticare gli scaldamuscoli. Però non dici che sei giovane, professore, dici che hai 70 anni. Io sono neonato. Ho appena finito di essere allattato. Però ho 70 anni, sono del 54. Tu lo dici. 54, sono nato nell'anno della televisione, sono orgogliosamente nato nell'anno della televisione. Quindi, santo cielo. Questo è l'atteggiamento giusto. E gli scaldamuscoli non li ho mai messi, però andavano di moda in quel 1983. Sono tornati a un certo punto, Eleonora, no? Visto che noi ci siamo conosciute come tutor di moda. Sì, sì, gli scaldamuscoli, sì, sì, sono tornati. Certo, li ho visti anche da un grande marchio recentemente, a Via del Babbuino. Certo. Ma comunque siamo fatto questo tuffo negli anni Ottanta, che poi però stiamo un po' introducendo quello che è il talent, no? No, questo non è nessuno, è soltanto gli scaldamuscoli. Giustamente Caterina dice, ma chi è? No, magari non la conosco. Scaldamuscoli. Volevo venire io con lo scaldamuscoli, ma sai, non ero adatto. Mentre invece, siccome adesso vanno tanto di moda i talent, vorrei fare un salto indietro nel tempo e vedere come il talento si esibiva negli anni 70, per esempio. Negli anni 70 c'è una ballerina, tu la conosci sicuramente, grandiosa, Stefania Rotolo. Beh, l'abbiamo perduta presto. E lei, guardate anche il fascino, aveva un talento e una esplosività eccezionale. L'ho presa dalla sigla del suo programma, Go, che era un talent show degli anni 70, 77. Guardiamo. Stefania Rotolo, Sammy Barbò, 1977,
Piccolo Slam è stato un grande successo di quegli anni 70, che è stata una palestra per tante persone che si sono affacciate al talento dello spettacolo. Sapete com'è nata lei, Stefania Rotolo? È nata con un programma ancora precedente, Stasera Rita Pavone, 1966, Antonello Falco in regia. C'erano due gruppi, i Collettini e le Collettone. Qualcuno potrebbe chiedermi, ma che è? Sì, perché negli anni 60, c'ero, si portavano le camicie con i colli molto alti, quindi Collettini e Collettone. Volete sapere chi c'era tra loro? Stefania Rotolo, senz'altro, Renato Zero, Loredana Bertè, ecco, vedete, questi erano i Collettini e i Collettoni, Grazia Valci, insomma, e Don Lurio, che era il grande capitano di questa squadra che ha partorito questi talenti degli anni 60, diventati poi negli anni 70 tali. Wow. Allora, siccome siamo partiti da Don Lurio, vorrei tornare a Don Lurio con un altro personaggio incredibile. Lei, la Venere Nera, Lola Falana, è una ballerina, ecco, questo vale la pena dirlo, ha cominciato grandissimo successo, adesso è in un convento a Las Vegas, ha cambiato completamente strategia. È stata anche la fidanzata per tanti anni di Enzo Paolo Turchi e la Carrà era molto gelosa di quest'amore, infatti per tanti anni non si sono parlati per lei. Questo l'ho visto col documentario su di lei. Ma è verissimo. E ce lo disse anche Enzo Paolo. È verissimo, ma ti dico di più, che lei ha cominciato come fidanzata di Sammy Davis Jr., poi l'ha scoperta Antonello Falqui, poi è stata fidanzata di Rocky Roberts. Non è che voglio raccontare i suoi amori, no. Ma era una donna di grandissima passione, di grandissimo talento, e da noi è arrivata negli anni 70. Ecco, questo è Sammy Davis, lo vedete, il primo suo grande fidanzato. Beh, Venere Nera. Ora vi vorrei far vedere, e chiudo, guardate, non è un cartone animato, è lei, Lola Falana, che balla con Don Lurio, testa, tacco, spalla. Ora è un capolavoro, perché vedete quanto sono sciolti e guardate la grandezza di questi due personaggi. Guardate, e vi saluto con questo. Grazie professore, grazie. Spin your bianco, baby, one, two, three. Spin your bianco, baby, one, two, three. Spin your bianco, punta d'acqua, cola, cola, testa, spalla, baby, one, two, three.